Ciao amici, benvenuti se siete nuovi o bentornati nel canale. Io sono Maui e oggi siamo qua per parlare di un giochino che volevo provare insieme a voi, del quale ho avuto la key e quindi sono contenta di poterlo provare insieme, anche perché è un qualcosa di un po' diverso. Come sapete, principalmente in questo canale io tratto del mio grande amore per i giochi come Genshin Impact, Honkai Star Rail, ma ovviamente non mi piace giocare solo a questo, anzi sono una piccola frazione di tutto quello a cui gioco, e quindi oggi siamo a giocare a Hidden True Time 2, il capitolo 2, di un gioco veramente carino, disponibile su Steam e che appunto posso portare oggi qua con voi, e troverete tra l'altro il link qua nell'info box per provare appunto a prenderlo. Quindi adesso ce lo proviamo insieme, vediamo cos'è. Per intenderci, è come se stessimo giocando un po' a quei giochi che noi abbiamo nei settimanali, tipo i cruciverbi e cose varie, minigioco in cui devi trovare le cose in una mappa. E la cosa che è molto carina è che lo stile mi ricorda tantissimo quello di Scribblenauts, i personaggi sono similissimi, li adoro. E la cosa molto bella è che si chiama Hidden Through Time, nel senso di nascosto attraverso il tempo, perché appunto le scenari saranno ispirati a delle epoche storiche. È veramente adorabile. Adesso proviamo insieme, che non ho avuto ancora modo di provarlo, l'ho soltanto appunto scaricato e preparato per giocarlo insieme oggi. E niente, come vedete è un video un po' diverso. Oggi facciamo una cosa che non porto in live sul sito Viola, dove però sono in live quasi tutti i giorni, quindi iscrivetevi, passate a seguirmi, e ovviamente iscrivetevi anche qua su YouTube per essere sempre aggiornati su nuovi video. Passate a seguirmi su tutti i social, ma tanto li trovate sia pop-up sullo schermo via via durante il video che tutti sotto nella box, quindi non ve lo perdete assolutamente, e passate a seguirmi un po' ovunque. Però nel frattempo adesso prepariamoci e vediamo che cosa ci prospetta da questo nuovo gioco. Ed eccoci qua con Hidden True Time 2 Myths and Magic, proprio perché appunto ci saranno degli scenari ispirati a epoche storiche, o se no appunto a miti e leggende, magie e tutto il resto. Come potete vedere da questa schermata, che è quella con cui il gioco si presenta all'inizio, il gioco è tradotto anche in italiano, quindi non è scontato che questi giochi indie vengano tradotti anche nella nostra lingua, ma questo fortunatamente sì. Allora, noi faremo la modalità campagna e io non ho provato niente, quindi da adesso totalmente blind, vedremo quanto ci metteremo a risolvere qualche puzzle. Allora, vediamo un po', selezione dell'epoca, vedete ci sono varie epoche differenti appunto, abbiamo le mille e una notte, mitologia greca, il medioevo, i magici anni 80, no, bellissimo, i magici anni 80, e quindi sono gli anni 80 alla magia, un po' alla Stranger Things. Allora, io vabbè, vedo draghi, ovviamente devo andare dove c'è qualcosa che mi ricorda i draghi, quindi andiamo qua. Ok, questi sono gli stage, vediamo così quanti sono, ci possiamo fare un'idea. Nuova missione, obiettivi trovati. Ok, let's go, vediamo, ovviamente 0 di 6 perché non l'abbiamo ancora fatto, vediamo un po'. Allora, il caricamento è super carino. Ok, al termine di un lungo viaggio, un gruppo di coraggiosi avventurieri giunge ad uno splendido lago incantato, sperando di ricevere la loro prima missione dalla misteriosa Dama del Lago, che vi abita. Chissà cosa avrà in serbo per loro. La musica è bellissima. Vediamo un po'. Ah, questa sarebbe la Dama del Lago. Vedete i personaggini? Ditemi se non vi ricordano tantissimo quelli di Scribblenauts. A me da morire. Allora, ti diamo il benvenuto alla campagna. Vuoi seguire un tutorial? Beh, sì, non ho ancora mai giocato. Avanti. Allora, cominciamo a spiegare le basi. Puoi controllare la telecamera usando il tasto WASD. Ok. Per eseguire lo zoom basta selezionare la rotellina dello scorrimento. Ok, perfetto. Avanti. Il tuo obiettivo è trovare tutti gli oggetti presenti nell'elenco degli obiettivi per passare al livello successivo. Una volta trovato un oggetto, devi solo interagirci per segnalarlo come trovato. Ok, quindi ci clicco. Premendo questo pulsante potrai cambiare, questo qui sopra, il tempo e trasformare il mondo. Alcuni oggetti possono essere trovati su determinate condizioni atmosferiche. Bello, interessantissima sta cosa. Allora, alcuni oggetti, la maggior parte degli edifici del gioco possono essere aperti e chiusi interagendoci per rivelare cosa contengono. Alcuni edifici hanno anche più di un piano, per aprire l'altro piano basta interagire di nuovo con la casa e si passerà al piano successivo. Ok. Puoi anche controllare questo tutorial premendo questo pulsante. Buona fortuna con le tue avventure future. Ok, ci siamo. Allora, siamo adesso all'interno del mondo, quindi io mi sposto con WASD e diszoomo così. Ok, questi sono gli oggetti che dobbiamo trovare. Spero proprio che sia commestibile per lui. Ok, allora. E poi così cambio il tempo, abbiamo detto, giusto? Condizioni atmosferiche. Bella l'animazione! Ok,
E così durante la notte ci sono alcuni oggetti. Ah, ecco, ci sono i simboli, ci sono i simboli, ci sono i simboli, sono piccolissimi, quindi non si notano, però ci sono i simboli sopra gli oggetti per dire condizioni notturne e condizioni di giorno. Vabbè, andiamo in ordine. Allora, vediamo, vediamo che cosa troviamo. Io posso letteralmente interagire con tutto? Ok, sarà un casino. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, dobbiamo trovare questo che sembra un raviolo, credo. Un pesciolino. Questo ladruncolo mi ha rubato la cena. Un ladruncolo ha rubato la cena. Questo potrebbe essere un animaletto che si è preso il pesciolino. Finalmente solo ora posso dedicarmi alla lettura. Dove avrò fatta cadere? Mi sembra di aver sentito un tonfo. E oh no, fai attenzione al buio. Ok. Ah, ma questa la vedo. Questa è la spada, no? Yes! Ok, cioè non so se la notate. Eccola qua. Eccola qua. Allora, come diceva quel ladruncolo, vediamo gli animaletti presenti. Qui c'è uno scoiattolo, ma qui un gatto. Ah, però il ladruncolo di notte, quindi no, allora non ci serve. Il raviolo. Il raviolo qua dentro si può aprire la tenda, giusto? Questo che cos'è? Ho trovato un uovo. Obiettivo segreto c'è scritto. Ok, ok, obiettivo segreto. Vediamo. Qui c'è uno zaino. È questo? Ok, abbiamo trovato il raviolo. Credo sia un raviolo, non lo so se è un raviolo, no. Abbiamo trovato questo. Va bene, poi continuiamo. Notte, no. A tutti di notte. Allora cambiamo le condizioni atmosferiche. Questo gioco è bellissimo per finirsi gli occhi. Ma non è più qui sopra, si è spostato. Ok, l'uovo rotto. Attenzione, è qualcuno di questi? Qui ho rotto qualcosa. Qui c'è delle lettere. Lei che fa? Ah, ma questo è il libro. Ok, ci manca l'uovo. Cosa diceva la leggenda? Oh no, fai attenzione al buio. Ok, perfetto. Hai trovato tutti gli obiettivi. Andiamo al livello successivo. Ok, allora, caricamento del livello successivo. La Dama del Lago ha assegnato ai nostri avventurieri una missione di un certo calibro: difendere la terra del male. Come tutti i coraggiosi eroi sanno, non si può partire per un'avventura del genere senza essere ben preparati. Per questo motivo il nostro gruppo visita la capanna delle streghe per chieder loro gli incantesimi e le pozioni più potenti. Che carino, è un sacco cosi questo posto. Allora, qui abbiamo un pollo, un fungo, un picchio, una statuetta, credo, sembra tipo di cioccolato, un coniglietto e un osso. Allora, è giorno, il fungo, allora, vediamo, funghetti. Oh, ma che carine le fatine! Poi la musica è bellissima, vi giuro. Funghetto rosa, tipo questo. Vediamo, funghetti. Lupetto. Oh, questo! Top, top! Ma siamo fortissimi. Ok. Il picchio teoricamente picchietta sugli alberi. Oh, guarda come sono finiti i cavalli! Vediamo un po' gli alberi. Zoomiamo un po'. Questo! Dai, eh. Poi ci serve il coniglio. Qui, vabbè, coniglietto facile, era vicino agli ortaggi, ci sta. Coniglietto furbo. E poi abbiamo l'osso. Allora, c'è una qualche cuccettina? Perché non ho visto nessun cane? Non c'è una cuccetta in casa. Oh mio Dio, com'è carino il dentro. Qui cos'è? Il collezionabile segreto. Top. Vedi una cesta dopo essere abituati a già tutti quei giochi come Genshin, Star Rail, e non vai subito ad aprirla. Ok. E qui dentro, vabbè, era un bagno. Sembra quello di Shrek, tra l'altro. Cespugli. Aspetta, è l'osso? Ah, perché vabbè, il cagnolino. Però io non vedo nessun cane. Chi è che ce l'ha messo? Tanto ce n'è uno anche qua. Qua non c'è niente, però. L'uovo. Ok, d'inverno, qua cambiano le condizioni. Oh, che carino, quell'effetto neve. Ok, dobbiamo trovare un pollo e una statuetta. No, vi prego, la rana.
anche il coniglio! La statuetta, forse... forse potrebbe essere qui in casa, nei mobili, vediamo. È questa? Dai, eh? Top! Allora... oddio, ma qui c'è anche un topo appeso. Vabbè, non ci divaghiamo su queste cose, concentriamoci su quello che vediamo. Manca il pollo. Allora, c'è l'aia qui da qualche parte? No. Questi sono paperotti. Qui ci sono dei polli, ma sono questi? No, perché è bianco. Questa è una civetta. Dov'è il pollo? No, ma secondo me è indizio di essere vicino agli altri, per forza. I cavalli dove sono finiti? Scappati. D'inverno i cavalli ritirati. Le streghe sono a fare festa dentro, giustamente. Forse dietro al cespuglio. Il pollo ha fatto muovere e si è ritirato in bagno. Non ce la faccio. Ma è bellissimo! Top! Abbiamo preso un campo. Top, andiamo bene. Andiamo a livello successivo. Io boh, vabbè, questo best nascondiglio ever. Il pollo si è nascosto dentro al gabinetto pur di sopravvivere all'inverno. Chiamatelo scemo. Ok, eccoci nel livello successivo. Tra l'altro vorrei farvi notare quanto è enorme. Ma vabbè, ne dobbiamo trovare una mela, un arco, mi hanno scolpito durante l'ora della fiaba, una scultura quindi penso, mi hanno scolpito, una freccia, una clava dei goblin immagino e un canocchiale. Ok, allora, abbiamo la nebbia e poi abbiamo il giorno, ok, con la nebbia si può trovare la mela. Ora dimmi te io dove trovo la mela in una foresta così grande. La mela. Dai, eh? Ok, questo mi hanno scolpito durante l'ora della fiaba, ma questi si possono aprire? Questo tipo casine, boh, o l'hanno lasciato per terra da qualche parte, questi cosa sono? Carini, tipo degli stanzini. Oh, qui c'è il canocchiale. Top! Non avrei mai detto, lo beccavo. Qui c'è la... qui c'è... no, pensavo ci fosse l'ovetto quello collezionabile segreto. Qui c'è un cinghialino che mangia un'arancia. Dove la troviamo noi? Una sculturina così... ah, eccolo qua il collezionabile. Una sculturina così piccola. Mi hanno scolpito durante l'ora della fiaba. Chi l'ha scolpito? Ah, lui dà da mangiare all'orso, guarda che carino. A parte si trova anche con il sole, quindi magari c'è dei cambiamenti climatici che devo vedere prima di beccarla. Perché non la vedo. C'è qualcos'altro con la nebbia? La clava. I goblin sono da queste parti, magari la clava la troviamo qui? Questo inizia a essere un po' più complicatino, ma ci sta, cioè nel senso è giusto. Aumenta la difficoltà con i livelli. Provo un attimo a cambiare le condizioni meteo, vediamo se mi si illumina magicamente la vista su qualcosa. Animazione del sole non l'avevo ancora mai vista. Bello, bellissimo. Vabbè, a me lo stile grafico piace tantissimo. Molto carino, secondo me. È questa? Non l'avrei mai vista. Cioè, se non ci fossi andata per caso ora non l'avrei mai vista. Mai vista. Le frecce sono qua sugli omini. No? Ma amico, ma è questa? La vuoi orientata proprio così? Mi metti in difficoltà però. Vediamo altre frecce. Loro mangiano qua, belli giulivi, felici e contenti. Ah, l'arco, giusto, visto che ci siamo, cerchiamo anche l'arco. All'orso è uscito... questi cosa sono? Orsi gufi.
e un signore. E sono molto felici tutti insieme. Se avete sentito un rumore un po' strano in sottofondo, tipo una porta che si apre, non vi spaventate. Ho un compagno di stanza, chiamasi il mio gatto, che è appena tornato nella stanza, eh? Amore? Allora, dai, dai, voglio trovare anche tutti qua. Ci meritiamo di vincerci un altro livello. No, vabbè. Ma chi l'avrebbe mai vista? Ma chi l'avrebbe mai vista? No, impossibile. E l'arco? Perché qua ci sono degli archi, ma hanno una forma diversa, quindi questi non possono essere per forza. Qui c'è un lupetto. Ragazzi, su, dai, guardate dove è finito l'arco. Chi ce l'ha tirato? Cioè, posso... Ma perché hanno tirato le frecce a questo povero piccione? Ok, ci manca solo sta clava. Nebbia. Dove la trovo? Dove la trovo? Io pensavo per logica fosse vicina ai goblin, però ho guardato ma non la vedo. Che altro perché qui non c'è. Tu cosa fai? Niente, qui non... Ma... Boh, gli ho mandato le riserve di cibo. E quello con la mela. Questa è una faretra, sì, quindi non c'entra niente. Se i goblin rubano le nostre armi, noi ruberemo le loro. Allora ce l'hanno questi altri. Dove sono? Loro ce li hanno. Che fa? Queste però sono faretre, un flauto. Però probabilmente forse ce l'ha qualcuno. Noi ruberemo le loro. Lui no. Oh, questo è difficile, eh. Lui sta facendo. Mi sa che mi serve un indizio. Si può avere un indizio, tipo? Perché di logica noi ruberemo le loro. Allora io... Aspetta, questo è chiuso. No, ma l'ho chiuso ora. Era già aperto. Cioè, era aperto. Non era chiuso. Questo è tosto. Questo livello dell'ascia è veramente tosto. Dove gliel'abbiamo messa questa clava? Cioè, lui sembra uno molto sneaky che sta andando a rubargliele. Però non so se l'ha già rubata o no. Oh, fatemi sapere nei commenti se voi sta clava l'avevate beccata, mentre io sono qua a impazzirci. Poi col fatto che è marrone, mi dà proprio l'impressione di non vederla, perché magari è tipo appoggiata da qualche parte, tipo un albero. Potrei scambiarla con uno di questi tronchi. Ecco, appunto! Guardate dov'era! Ma chi l'aveva vista? Vediamo un po'. Sono beatamente ignari del pericolo che aleggia proprio sopra le loro teste nel villaggio montano dei giganti. Speriamo che i nostri eroi riescano a riposare intorno al falò questa notte. Ma questo è gigantesco, raga. Ho avuto difficoltà prima, qui impazziamo. Ah, guardate quanta roba! Allora, giorno e notte. E vediamo un po', leggiamo. La mia fidata compagna si merita un letto morbido. Che hanno messo in casa su un letto una spada? Si merita un letto morbido. Ora mi sono capito. Ah, oh, qui c'è il collezionabile. Cioè, questo è quello segreto, il primo che trovo, ok. Qualcuno ha visto una spada? È questa? No, questo è più un pugnaletto. Ma poi sono tantissime case. Letto morbido, ma non abbiamo nessuna spada. Ci sono altre case. Se ce ne sono. No. Beh, ottimo inizio. Letto morbido. Ah, eccola. Mi mancava solo... Oh, solo questa tenda mi mancava. Incredibile. Le lettere. Spero di trovare il tempo di rispondere a tutti i messaggi dei fan. Libro. Letterine. Queste? Ma chi è questo? Ma chi è i messaggi dei fan? Boh.
Oleg e sua moglie realizzano le ceramiche più belle della città. Quindi sono una coppia, cerchiamo due in casa. Sono loro? Che carini siete! Però non è questa. Ah, qui c'è un'altra casa. No, a parte qui ci sono anche le condizioni meteo diverse, eh. Che carino! Aspetta, c'è il pollo, ho visto il pollo. È questo? Yes, gliel'ho mangiato, chiudiamo. Le ceramiche più belle. Ce l'avrà qualcuno in casa, di sicuro. Questa. Top, top, top. Ah, l'orso, un po' di privacy, l'orso l'ho trovato prima. Dove sei, orsetto? No? Un po' di privacy. Non mi dire che. No, no, non è possibile. L'orso in bagno. Va bene, va bene. Allora, qui abbiamo un passerottino. Mi piace sedermi dove c'è un bel teporino. C'era un falò da qualche. Eccolo. Pff, non si è capito, si sta bruciando le penne. Attenzione! E una carota. Fresco al 100% garantito. Servirebbe un frigo. Fresco al 100% garantito. Qui ci sono le carote, ma immagino non siano queste. Carote. Ma dove la trovo una carota io? Forse una di queste casette. Che carino il gatto. Carota? Yes! Ma lui vendeva la frutta. E poi tutto di notte. Oh, ma incredibile. Ora l'ho gufata, adesso con questa frase. Però è andata meglio questa che quello scorso che ce n'era meno. Il prossimo però voglio provare un mondo diverso. Quindi invece di fare il solito cambiamo tipo. Allora, musica, anche se la musica bella come in questo in stile medievale non me la metteranno da nessuna parte. Allora, sembra proprio l'uomo più ricco della città. È ora di colpire. Allora, lui sicuramente potrebbe essere la vittima. Quello è un ladro. L'uomo più ricco della città. E l'uomo più ricco della città io penso che voleva avesse gli ammiratori. Se no, chi può essere ricco in una città medievale? Questo è tosto, perché. Ah, perché questo. Ah, vedi, c'è il cash sul tavolo. Effettivamente, lui l'ha studiato meglio di me. Fa attenzione di notte, non si sa cosa c'è nei boschi. Ok, ah, eccolo qua, questo si vede bene. Lupetto arrabbiato. E manca questo, un delizioso antipasto appena colto dall'orto. Allora, sarà in tavola. Esatto. Easy. Easy. Ve l'ho detto, non l'ho gufata. Allora, meglio questo che il livello successivo. Top. Però adesso voglio fare qualcosa di totalmente diverso. Quindi cambiamo proprio modalità, cioè cambiamo mondo direttamente. Perché voglio vedere qualcosa. Sì, di un'altra tipologia. Allora, mi ispirano tutti un sacco. Tra l'altro, qua siamo arrivati più o meno a metà di questo qua che abbiamo fatto: 35% degli obiettivi trovati. E però vi dico, onestamente, anche se la mitologia greca la adoro, se ci fosse stata quella egizia mi ci sarei lanciata. Anche Mille e una notte, però, i magici anni 80, sta gag del magici con le creature magiche. Visto che Stranger Things per qualche altro anno non lo vedremo, facciamo questo, dai. Vediamo un po'. La casa della piccola strega. Facciamo un paio di questi livelli, dai, per provare. Però è troppo carino da fare. Gli anni 80, un'epoca di musica meravigliosa e di mode super colorate. Questa piccola strega non vuole più saperne di capanne soffocanti e abiti neri, questo è certo. Willow non vuole più averci niente a che fare. Mettiti al passo con i tempi. Mamma, quella scopa ormai è antiquata. Vai, non vedo l'ora. Allora, dobbiamo trovare. Cos'è, un calzino? Fate, prima fammi vedere un po' il mondo. La musica a casa, anche qua. Ma ragazzi, vedete, cioè, ci sono creature stra. Vedete, ci sono mezze streghe, però ci sono anche un sacco di pennù. Oh, guarda, un goblin! È un procione! Vabbè, bellissimo. Scusate, la mia emozione per queste cavolate. Allora. Sì, giorno, insomma, bel tempo, per intendersi è brutto tempo. Ghianda, mi hanno piantato con cura. Per costruire un ghiando. No, una quercia. Allora,
Poi cosa abbiamo qua? Non posso fare a meno di guardare la sua foto ogni sera. Qui non si possono aprire, quindi immagino sia forse in casa. Ah, guarda la foto. No. Vedi, c'è il suo. Ah, guardate, gli piace un coso, un licantropo. No, mi prendere il bigliettino. Ok. Poi, il gelato sciolto. Accidenti, lo avevo appena comprato. Il gelataio è qui. Ah, lui. Lui, poverino. Lui si è trovato senza gelato. Top. Poi, macchia fotografica. Presto, qualcuno riprenda questa gloriosa vittoria. Vittoria, staranno giocando? Ah, è per questo Ash Ketchum biondo e non lo so, non so come definirla, stanno ballando così. Ok. Lui ama, sono le risate dei bambini. Ai giardini, eccolo qui. C'è soltanto uno quando piove. La mia proprietaria mi ha perso mentre giocava con le amiche, ma è un calzino. È un calzino, vabbè, allora o è qua nel campo da calcio, ma questi anche con la pioggia, cioè non li ferma nessuno proprio. Vorrei avere un terzo della vostra vitalità. Questo cos'è? Del latte? O se no i giardini? Questa è una bambola. Allora invece si riparano, giustamente. Ma queste si possono tipo muovere in qualche modo. Questa è diversa, tra l'altro. Ah, ecco, appunto. Però non ho trovato il collezionabile nuovo. Rimani, non l'ho trovato. Chissà che cos'è. Chissà che cos'è il collezionabile nuovo. Un doggo! Ah, è arrivato pure il padre a casa. Perché la benzina brilla? Ah! La benzina è il collezionabile misterioso. Ok, alla grande. Beh, che dire? Oddio! È troppo carino questo gioco, vi giuro, è veramente troppo carino, mi piace un sacco. Ed eccoci arrivati alla fine del video. Il gioco è stato carinissimo, l'ho adorato. Mi piace un sacco provare poi giochi diversi. Io avevo questa possibilità perché ho avuto la key e quindi l'ho voluto provare insieme a voi. Anche perché comunque, voi sapete, io porto principalmente Genshin Impact, Honkai Star Rail e giochi di questa tipologia, ma io amo giocare veramente a tantissime cose. In questo periodo nel mio personale sto giocando a Granblue Fantasy Link, che è bellissimo, e appunto, quindi mi piace condividere con voi anche altre avventure. Sul sito Viola, dove sono in live tutti i giorni dalle 14, dove vi invito a iscrivervi. Molto spesso proviamo titoli nuovi, ma non sempre c'è tempo perché comunque ho dei format fissi settimanali. Di conseguenza, utilizzare lo spazio di YouTube anche per mostrarvi giochi differenti e giochi nuovi per me è super piacevole. Fatemi sapere cosa ve ne è parso del gioco. Vi ricordo che giù nell'info box, insieme a tutti i miei social, trovate anche il link per andare direttamente alla pagina Steam per poterlo prendere. Il prezzo preciso non lo so perché, avendo ricevuto la key, non l'ho potuto vedere, ma tanto se cliccate sul link avete tutte le informazioni che volete. E è stato veramente un sacco carino. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se questo tipo di format in cui proviamo dei giochini insieme ne ho veramente tanti da parte, quindi mi fareste molto contento se diceste che vi piace, però insomma fatemi sapere che ve ne pensate, se è qualcosa che guardereste anche per qualcosa di diverso e come sempre vi invito a iscrivervi qui sul canale, attivare la campanella per essere aggiornati, passate a seguirmi in live sul sito Viola dove sono in live tutti i giorni dalle 14, escluso qualche eccezione, principalmente il sabato, ma non è sempre così e il modo più veloce per essere sempre aggiornati è seguirmi su Instagram, dove nelle storie vi metto sempre la schedule settimanale con ogni live che faccio sul sito Viola e ogni video che esce qua su YouTube. Detto questo, vi ringrazio tantissimo ancora, vi auguro una buona giornata, grazie di aver dedicato una parte del vostro tempo di oggi a me e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!